Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella alle pesche con glassa al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt alla vaniglia, uova, zucchero, burro, pesche tagliate a pezzetti, la scorza di un limone, sale, lievito e vanillina. Per la glassa, zucchero a velo e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, le uova, il pizzico di sale e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto e 30 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo yogurt. Azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina e facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le pesche. Amalgamiamo con la spatola. Aggiungiamo il composto, è pronto. Trasferiamo in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm, ben imburrato ed infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo in una ciotolina lo zucchero a velo, il succo di limone e mescoliamo velocemente con un cucchiaino. La glassa è pronta, adesso riprendiamo la torta e versiamo la glassa sulla torta. Ciambella alle pesche con glassa al limone. Grazie e alla prossima ricetta!